Buongiorno, benvenuti al Telegiornale dell'Umbria, prima edizione. Il coprifuoco a Capodanno sarà uno dei punti fermi delle nuove misure su cui sta lavorando il governo in vista del nuovo DPCM del 4 dicembre per quanto attiene l'emergenza Covid-19. Dunque, coprifuoco che verrà esteso anche alla notte di Capodanno, alle ore 22, un Capodanno da vivere in casa per gli italiani, con questa norma aggiuntiva all'interno del DPCM di cui già vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, che entrerà in vigore dal 19 dicembre fino al termine delle festività natalizie del 6 gennaio. Oggi incontro importante con i presidenti delle regioni, ci sarà un passaggio ritenuto decisivo proprio nell'ambito della definizione di queste misure rigorose volute dal Comitato Tecnico Scientifico e appoggiate dal Ministro della Salute Speranza, che ha ricordato che in questo momento è assolutamente rischioso concedersi un movimento di persone nel corso delle festività natalizie, come è successo nella settimana di Ferragosto, quando ci furono 8 milioni di italiani in giro per le strade. Dunque si va verso un Natale blindato con queste misure assolutamente rigorose, con il coprifuoco alle 22. Per quanto riguarda la riapertura di bar e ristoranti, si va verso la riapertura per il pranzo con chiusura alle 18 e per i negozi nelle settimane fino al 20 dicembre, quindi a partire dal 4 dicembre, si va verso una apertura prolungata per consentire lo shopping natalizio. Questo è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni per i lavori del governo che arriverà al DPCM tra due giorni, il nuovo DPCM con, ricordiamo ancora una volta, questa norma che si aggiunge, che entrerà in vigore invece dal 19 dicembre a proposito della settimana natalizia, compreso il divieto di spostamento tra le regioni anche in zona gialla. Tra poco vi aggiorneremo, se riusciremo a farlo in tempo, naturalmente nell'ambito dei dati del dashboard regionale sull'andamento del contagio in Umbria, però tra i bilanci della regione emerge quello relativo al tasso di contagio nelle scuole umbre in rapporto alla popolazione, che è il più alto a livello nazionale, con 2.296 positivi in 38 comuni umbri, andando a comprendere le scuole elementari, medie e superiori. Ricordiamo che da ieri sono state riaperte le prime classi delle scuole medie in Umbria, le altre classi invece rimangono in didattica a distanza, così come le superiori, e questa è l'intenzione che verrà rinnovata fino al 6 gennaio. Ricordiamo che proprio fino al 6 dicembre rimane in vigore l'ordinanza firmata la settimana scorsa dal Presidente della Regione Donatella Tesei, con la chiusura domenicale dei negozi e nei weekend dei centri commerciali. Ma rimanendo proprio sui dati forniti nella giornata di ieri dal MIUR, l'Umbria si colloca proprio in questa speciale classifica in prima posizione tra le regioni italiane proprio per incidenza di casi di positività nelle scuole. I dati sono questi: 202 casi ogni 10.000 persone, compresi docenti, quindi tra docenti e studenti. La seconda regione in questa particolare graduatoria è il Piemonte, che però è staccata dalla regione dell'Umbria in maniera molto evidente, stando appunto, ricordiamo i numeri, di 200 casi in Umbria di positività ogni 10.000 persone tra docenti e studenti della nostra regione. Saranno 25.000 i residenti in Umbria che riceveranno le prime dosi di vaccino anti-Covid dalla Pfizer quando saranno chiaramente disponibili. Quanto annunciato nella giornata di ieri il commissario per l'emergenza coronavirus in Umbria, Antonio Onnis, su una base di distribuzione in rapporto alla popolazione, è presumibile che vengano messe a disposizione per la regione circa 50.000 dosi di vaccino, però parliamo di 25.000 persone perché sono due dosi per ciascuno, sono sufficienti infatti 50.000 dosi per un primo gruppo di 25.000 persone, visto che il vaccino va somministrato con due dosi a distanza di un mese. È stato ricordato che ancora non c'è un numero preciso in relazione alle quantità assegnate alle regioni
delle 3,4 milioni di dosi del vaccino Pfizer che sono state già opzionate per l'Italia. Con il commissario Domenico Arcuri ha ricordato lo stesso Onnis, si sta definendo il modello organizzativo e la rete di distribuzione. Intanto è stato chiesto anche alla Regione Umbria di individuare 4 ospedali del territorio regionale su cui centralizzare le attività vaccinali. Le farmacie dell'Umbria sono attualmente sprovviste del vaccino anti-influenzale che è destinato alla cosiddetta popolazione attiva. E quanto ha comunicato il presidente di Federfarma regionale, Augusto Luciani, all'ANSA, confermando il dato nazionale. Al momento, infatti, non sarebbero previste consegne di dosi alle farmacie. E come aggiunge lo stesso presidente di Federfarma Umbria, il vaccino anti-influenzale sarebbe importante in vista del picco previsto tra fine dicembre e inizio gennaio per favorire le diagnosi di Covid. Adesso facciamo il punto su quella che è l'attività sanitaria di cura dei pazienti no Covid. Il bilancio tracciato ieri in videoconferenza, vi abbiamo proposto proprio nella serata di ieri le dichiarazioni del direttore generale della Sanità Umbra Claudio Dario, dell'assessore alla Sanità Luca Coletto. Andiamo a fare il punto proprio in merito alle prestazioni diverse da quelle legate al Covid durante la fase della seconda pandemia. Sentiamo Paola Costantini. L'assessore regionale alla salute Luca Coletto si è soffermato nel corso di una conferenza stampa sull'organizzazione dell'attività sanitaria rivolta alla cura anche dei pazienti non Covid. A fine primavera e inizio estate, ha ricordato Coletto, avevamo realizzato un programma di smaltimento delle liste di attesa che è andato avanti in questi mesi in maniera silente ma operativa. È stato fatto un grande lavoro, ha sottolineato l'assessore, soprattutto se consideriamo che nonostante tutto siamo arrivati a 130 posti di terapia intensiva che sono stati attivati e sono operativi. Rispetto alla prima fase, dove seguivamo solo ed esclusivamente il Covid, ora nella seconda fase abbiamo curato con particolare attenzione l'azione di screening e la specialistica ambulatoriale. Per quanto riguarda ad esempio lo screening, al mese di novembre abbiamo raggiunto il 90% di adesioni. Anche nelle visite specialistiche abbiamo avuto un ottimo recupero ed è rimasto indietro solo il 10% rispetto al periodo di lockdown. Nella seconda fase, ha sottolineato il direttore regionale alla sanità Dario, non solo non c'è stato un lockdown totale, ma all'interno delle strutture sanitarie si è lavorato molto sulla definizione dei percorsi, delle attività ambulatoriali e chirurgiche e si è riusciti a mantenere una quota di attività che ci ha consentito di non spegnere completamente il motore sanitario. È proseguita tutta la parte relativa alle vaccinazioni, agli screening, il recupero domenicale delle prestazioni, le attività chirurgiche ambulatoriali degli hospital oncologici, oltre al contenimento dell'urgenza. In questa seconda fase, ha concluso Dario, abbiamo mantenuto negli stessi edifici, con grande attenzione sulla differenziazione dei percorsi, attività Covid e no Covid, l'assistenza anche agli altri pazienti. Che a differenza della prima mandata, cioè di questa primavera, quando ai sensi del DPCM sono state chiuse quasi tutte le altre attività diciamo relative alle ambulatoriali, relative alle liste d'attesa che già peggiavano prima, figuriamoci successivamente al Covid, sono pesate ancora di più. In tal senso avevamo messo in piedi all'inizio, a fine primavera, inizio estate, avevamo messo in piedi un programma di smaltimento di queste liste d'attesa. Un programma che è andato avanti in maniera silente, ma assolutamente attiva e operativa. Di questo ringrazio i 4 commissari per il lavoro che è stato svolto, ringrazio il direttore Dario e tutti quanti gli operatori sanitari. Questa seconda fase, pur con numeri incredibilmente superiori rispetto alla prima, stiamo parlando dei numeri di contagi grosso modo 10 volte superiori, stiamo parlando dei ricoveri in terapia intensiva quasi il doppio della prima fase e stiamo parlando dei ricoveri ordinari anche qui quasi il doppio della prima fase. Non soltanto non c'è stato un lockdown totale così come nella prima fase e l'abbiamo visto distribuito nel territorio in modo diversificato e anche come entità il blocco non è stato così violento e assoluto come nella prima fase, ma anche all'interno delle strutture sanitarie si è lavorato molto sulla definizione dei percorsi, sulla
protezione delle attività ambulatoriali, delle attività chirurgiche. Allora, si è svolto questa mattina, come diciamo in apertura, l'incontro con le regioni proprio a proposito di quelle che sono le misure che saranno inserite questa sera nella bozza del nuovo DPCM del 4 dicembre, misure che si incentrano essenzialmente sul divieto di circolazione tra regioni anche in zona gialla, quindi divieto di spostamento e coprifuoco alle 22 anche nella serata della vigilia di Natale o del Capodanno del 31 dicembre. Il governo pensa di estendere queste misure a tutto il territorio nazionale fino al 15 gennaio. Altre questioni saranno discusse nel corso della giornata di oggi, visto che è prevista alle 15 anche un'altra riunione tra il Premier Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Vi aggiorneremo anche sull'incontro con i governatori delle regioni che si è svolto poco fa e in cui sono stati ribaditi alcuni aspetti essenziali di quella che sarà la nuova disciplina in vista del Natale, in vista del periodo natalizio, quindi divieto di spostamento e limiti alla circolazione dopo le 22 e riapertura dei bar e ristoranti per il pranzo, che dovranno però chiudere alle 18, mentre rimarranno chiuse palestre e piscine, così come rimarranno chiuse le stazioni sciistiche. Questo è un altro tema molto delicato che riguarda soprattutto le regioni che dovranno rinunciare a entrate imponenti sul piano turistico proprio nel mese di dicembre, con questa conferma che sembra ormai certa nell'ambito di quelle che saranno le nuove disposizioni del DPCM del 4 dicembre, come hanno confermato i ministri Boccia e Speranza. Adesso andiamo avanti e ci trasferiamo a Terni. Continua la collaborazione tra l'USL Umbria 2 e il centro di selezione e reclutamento dell'esercito della caserma Gonzaga di Foligno, il contingente militare che supporta il lavoro dei sanitari del distretto di Terni, nella postazione drive-in di Viale Bramante, ha allestito una tendostruttura di circa 200 metri quadri per ottimizzare le operazioni di controllo e fornire così una protezione ai sanitari con l'arrivo della stagione fredda. La postazione mobile è stata realizzata nel fine settimana in tempi record ed è già pronta ad ospitare lo staff dell'azienda sanitaria. Nella postazione di Via Bramante operano gli operatori dell'USL, dell'esercito, ai quali si affianca l'attività dei volontari, dell'ANPAS e del personale di comunicazione, del personale di comune, del comune di Terni, protezione civile, polizia locale. Rimaniamo a Terni, dopo l'approvazione nel pomeriggio di ieri dell'atto di indirizzo in Consiglio Comunale sulla vertenza Treofan, scatta adesso la corsa contro il tempo per salvare la posizione di ben 142 lavoratori. Sentiamo Alian Ballarani. È corsa contro il tempo per salvare i 142 lavoratori della Treofan per i quali è stato annunciato il licenziamento. Nel pomeriggio di ieri in Consiglio Comunale è stato approvato l'atto di indirizzo di sostegno con 30 voti a favore e 2 astenuti, Emanuele Fiorini di Forza Centro e Anna Maria Leonelli di Uniti per Terni. Con l'atto si chiede a vari livelli istituzionali di far sì che Jindal, la multinazionale indiana proprietaria della Treofan, sia obbligata a vendere piuttosto che chiudere e dismettere la produzione di film di polipropilene. Nel documento si legge che il Consiglio Comunale condanna le scelte scellerate della multinazionale che intende chiudere lo stabilimento ternano, nonostante il suo indubbio valore produttivo e la sua virtuosità a livello nazionale ed europeo. Si sottolinea poi la valenza strategica che rappresenta il sito produttivo Treofan per Terni, per l'Umbria e per l'intero paese, tanto da renderlo insieme all'intero comparto chimico ternano confacente con quanto previsto dall'articolo 43 della Costituzione. L'atto di indirizzo spinge anche sul sindaco di Terni, Leonardo Latini, affinché intervenga in tutte le sedi istituzionali competenti, in primis al MISE, per tutelare i livelli occupazionali e produttivi della Treofan. E si chiede al sindaco di riferire periodicamente in Consiglio Comunale sugli sviluppi e gli esiti di questa avvertenza. I lavoratori tengono alta l'attenzione e si appellano al governo, ai sindacati e a tutte le istituzioni. Mancano poco più di 2 mesi alla paventata chiusura. È necessario tentare con ogni mezzo di scongiurare questo tragico epilogo.
Giornata mondiale contro l'AIDS nella giornata di oggi, 1° dicembre, si fa il bilancio anche in Umbria con il virus HIV che aumenta nella sua diffusione tra i più giovani, soprattutto in particolare nella fascia tra i 25 e i 29 anni, una percentuale molto alta, il 44% infatti scopre l'infezione quando è già in una fase molto avanzata. Questo è il quadro che è stato fatto dalla professoressa Daniela Francisci con l'ANSA, ricordiamo la professoressa Francisci, direttrice della struttura complessa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Perugia, in occasione proprio della giornata mondiale dedicata alla malattia, il 1° dicembre di ogni anno. Quindi nella giornata di oggi si traccia un altro bilancio sia a livello nazionale che nella regione dell'Umbria, con il numero dei casi che sta lentamente diminuendo. Lo scorso anno sono stati diagnosticati 40 nuovi casi, il valore più basso degli ultimi 5 anni, e nel 2020 il numero delle nuove diagnosi è ulteriormente sceso, sono infatti 22 casi diagnosticati fino a oggi. Adesso ci occupiamo di un incidente accaduto nella mattinata nei pressi di Orvieto, un incidente che ha riguardato due mezzi pesanti, il traffico è stato rallentato sul tratto sud dell'Autosole con uno scambio di carreggiata sul posto. Queste sono le immagini relative proprio al tamponamento tra due mezzi pesanti, uno dei quali fermo in corsia di emergenza. Si registra per fortuna soltanto un ferito lieve come conseguenza. Sono state però complesse le operazioni di ripristino della sede stradale nei pressi di Orvieto, in quanto è stato disperso sulla carreggiata parte del carico dei mezzi. Uno dei tir, che come vedete nelle immagini è rimasto fortemente incidentato, quello che vedete proprio dietro il primo mezzo pesante, è alimentato a metano liquido che si trova ad una temperatura di meno 162 gradi. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia stradale, il 118 e vigili del fuoco. Pubblicata l'indagine di Italia Oggi sulla qualità della vita nel territorio nazionale, in questa classifica Terni supera Perugia per la prima volta. Il capoluogo di regione infatti è al 43° posto, 5 posti in meno rispetto allo scorso anno, mentre Terni sale al 35° posto e si trova adesso alla posizione numero 56. Rispetto al quadro nazionale, entrambe le province umbre sono collocate in seconda fascia, dove la qualità della vita è comunque ritenuta accettabile. Sarà un Natale della speranza, quello che ci apprestiamo a festeggiare tra poco meno di 4 settimane. Andiamo a vedere le immagini delle operazioni di allestimento a Perugia del tradizionale albero di Natale che va a completare gli addobbi natalizi del cuore del capoluogo regionale. Vi abbiamo parlato delle luminarie natalizie accese proprio nell'ultimo weekend di novembre, con tanti piccoli alberi, 140 alberi di Natale distribuiti all'esterno delle vetrine dei negozi del centro storico, con la collaborazione del comune insieme alle tre associazioni di commercianti del centro storico. Gli addobbi sono stati perfezionati anche in piazza 4 novembre, dove è stato allestito, sistemato il tradizionale albero di Natale alto 18 metri che sarà illuminato a partire da questa sera. Queste sono le immagini di allestimento proprio di questa mattina. Torniamo tra poco con lo sport, il volley e il calcio in primo piano. Arriviamo subito. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. Maghera ti offre servizi di asporto e delivery. Scegli le specialità della casa dal nostro menu e ordina telefonicamente dalle 9 in poi. L'asporto è disponibile dal lunedì al sabato a pranzo e a cena e la domenica esclusivamente per la cena. Chiamaci allo 075 372 8543 e visita il nostro sito web per sfogliare il menu www.ristorantepizzeriamaghera.it. Via Pietro Soriano 64, Perugia.
Per la terza stagione di fila, TEF Channel è l'emittente ufficiale della C Perugia Calcio. Ogni mese un grifone negli studi di Grifo Stadium e l'intervista esclusiva pre-gara di un giocatore della squadra biancorossa. TEF Channel, quando il calcio è passione. La Sierra Perugia continua a recuperare le gare che erano state rinviate a seguito dell'emergenza Covid riscontrata nel gruppo squadra dei Black Devils. Dopo la vittoria in Calabria, i giocatori di Einen tornano in casa al Palabarton in questa settimana, giovedì, per ricevere per il recupero della nona giornata di Superlega Modena. Sentiamo Elena Ballerani. Il gruppo al completo torna al lavoro al Palabarton. Dopo tre trasferte consecutive, Monza, Milano e Vibo, per i Black Devils ci sono ora due partite ravvicinate da giocare in casa. Si comincia giovedì sera alle 20 per il recupero della nona giornata del girone di andata, big match contro Modena. E poi domenica 6 dicembre alle 17, seconda giornata del girone di ritorno contro la Gasels Piacenza. Il gruppo sta crescendo in intensità dopo il rientro post-Covid e gli ultimi due match all'Allianz Cloud e al Palamaiata ne sono la conferma. Stiamo pian piano ritornando ad essere la squadra che eravamo pre-Covid. Il servizio è sempre stato la nostra arma, ma il servizio lo perdi proprio perché sei stato fermo tanti giorni, no? È legato alla condizione fisica, alla condizione tecnica, è normalissimo, normalissimo. Quindi noi sapevamo che avremmo fatto fatica in battute nelle prime gare, ma quando una squadra poi ha un fondamentale, prima o poi, no, riesce di nuovo ad esprimersi sui livelli soliti. Adesso pensiamo subito a giovedì, la partita più bella da giocare sicuramente per Perugia, si gioca contro Modena. Per me ancora faccio fatica un po' perché è tanto tempo che non giocavo, ma sono sicuro che più si va avanti più esce anche la mia prestazione personale. Queste le parole dunque di Atanasievic, giocatore che sarà fondamentale per mantenere il primato che è stato difeso proprio nell'ultimo match di questa fase della stagione, domenica sera, nella prima giornata di ritorno di Superlega. Dunque, gara di recupero giovedì contro Modena, venerdì alle 14 potrete rivivere le emozioni di Sir Perugia Modena con la telecronaca che vi proporremo dal Palabarton proprio nella giornata di venerdì, ricordiamo alle 14, la telecronaca indifferita di Sir Perugia Modena. E questa sera il centrale della Sir, Fabio Ricci, sarà ospite in diretta sotto rete, canale 112, in studio Marco Cruciani, in collegamento numerosi ospiti, tra cui l'atleta umbro, ex pallavolista azzurro, Damiano Pippi, ricordiamo diretta alle 20.30 sul canale 112 con sotto rete e alle 24.30 in replica sul canale 12 di TEF Channel. Adesso il calcio, il centrocampista del Perugia Sunas al termine di Sudotirol Perugia ha sottolineato la continuità che sta avendo la squadra. Ora due gare interne contro Imolese e Virtus Verona, nelle quali il Perugia può davvero fare la voce grossa e andare ad attaccare il primato di tre punti distante, occupato per il momento da Padova e Sud Tirol. Alessio Romanelli. La positività è che facciamo risultati in continuità, così dobbiamo fare. Adesso abbiamo due partite in casa, non dobbiamo sbagliare, dobbiamo lavorare ancora di più per portare i tre punti a casa, come che è il nostro obiettivo ogni domenica, di portare i punti a casa e niente, arrivare sul nostro obiettivo. La continuità richiamata dal centrocampista del Grifo, Dimitros Sunas, è sicuramente un punto di forza di questo Perugia, che non perde ormai dall'11 ottobre. Contro il Sudtirol è arrivato infatti il nono risultato utile consecutivo, che ha portato i biancorossi a quota 23 punti a meno 3 dal primato, occupato attualmente dal Padova e dallo stesso Sudtirol. Poi però c'è l'altra faccia della medaglia, che mostra come il Perugia non vinca da tre partite e che in queste ultime tre uscite abbia segnato soltanto un gol.
Quello del gol rimane un problema perché se è vero che il centro di Melchiori ha sbloccato un digiuno che durava da 187 minuti, è anche vero che il Perugia segna col contagocce soltanto 17 reti realizzate in queste prime 13 giornate di campionato. Un dato che, visti gli obiettivi del Grifo, deve sicuramente migliorare nel corso delle prossime partite, nelle quali il Perugia dovrà dimostrare di essere grande contro le piccole. I biancorossi affronteranno infatti Imolese, Virtus Verona, Ravenna e Matelica, con in mezzo il match sulla carta più impegnativo contro la Triestina. Domenica c'è l'Imolese al Curi, una squadra che viene da 4 sconfitte consecutive, non vince dal 18 ottobre e non segna da ben 510 minuti. L'obiettivo è quindi chiaro: ritrovare i 3 punti. Continuiamo a parlare di calcio di Serie C con l'inizio della settimana che porterà al prossimo turno, il 14° anche per Ternana e Gubbio. Ancora Alessio Romanelli. Non capita tutti i giorni di vedere un gol segnato direttamente da calcio d'angolo. Ci è riuscito sabato il terzino della Ternana Carlo Mammarella, che ha sbloccato la gara di Vibo Valentia direttamente dalla bandierina, disegnando col mancino una traiettoria perfetta che ha terminato la sua corsa in fondo al sacco. Mammarella ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo la nona vittoria consecutiva ottenuta dalla Ternana contro la Vibonese, che ha consolidato il primato in classifica delle Fere. È una partita difficile. Sapevamo che affrontavamo una squadra che aveva delle caratteristiche ben precise, avevano anche la possibilità di cambiare diversi moduli e poi durante la partita questo si è verificato. Sicuramente noi non eravamo brillantissimi e questo sicuramente ha agevolato loro nell'andare anche in vantaggio, ma poi credo che è venuta veramente fuori la forza di questa squadra, la volontà, la voglia di ottenere comunque un risultato importante. È un po' quello che ci mancava, no? Dimostrare anche di saper fare delle partite così, di sofferenza. Sappiamo che questo campionato si va affrontato anche con delle partite del genere, quindi da una parte sono anche contento di averla fatta insieme alla squadra oggi, una partita di un certo calibro sia agonistico ma di cuore, quindi era un po' quello che ci aveva chiesto il mister e credo che siano venuti fuori, ecco, veramente le qualità di questo gruppo. Nota meno lieta in casa Ternana è la conferma del problema muscolare per Cesar Faietti. La società rossoverde in una nota ufficiale parla infatti di lesione muscolare di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, quanto basta per mettere fortemente in dubbio la sua presenza anche contro il Bisceglie. Andiamo proprio sullo Gubbio, abbiamo dunque parlato della Ternana che sta dominando il girone C di Serie C, qualche problema di formazione in vista della trasferta pugliese per la formazione di Lucarelli, adesso il Gubbio. Gubbio che continua la sua ripresa, fermato sul pareggio a pochi minuti dal termine dal Feralpi Salò, ma il bilancio è assolutamente positivo alla luce anche della vittoria della scorsa settimana nel turno di recupero con la Triestina. Non capita tutti i giorni di vedere un gol segnato direttamente. Dunque, non abbiamo ancora il contributo del Gubbio, ve lo forniremo. Sì, è pronto il servizio. Vediamo. A noi quello che serve è renderci conto di quello che possiamo fare. Noi giorno dopo giorno stiamo mettendo un tassello in più, stiamo dimostrando a tutti e a noi stessi soprattutto, che è la cosa più difficile, che abbiamo un valore. Quindi, appunto, quando si esce dal campo soddisfatti, a prescindere dal risultato, perché lo sapete meglio di me, il calcio può andare una partita può andare in tantissimi modi, anche se si gioca bene. Però quando esci dal campo, che hai dato tutto e sei orgoglioso di quel che hai fatto, quello è già un bel punto di partenza. Poi dobbiamo continuare così, rimanere molto umili, perché non abbiamo ancora fatto niente. Però se l'atteggiamento della squadra è questo e giorno dopo giorno si migliora anche di poco, di sicuro ci potremmo divertire. Secondo me il Perugia di sicuro è la squadra più solida e quella costruita per vincere di sicuro, però la Feralpi è una squadra molto in forma, molto, molto energia, sono anche... Si vede che c'è una bella coesione anche tra di loro, perché appunto
hanno resistito, hanno combattuto fino alla fine, come poteva andare in qualsiasi modo, però appunto hanno una bella squadra anche loro, magari meno nomi, però un'ottima squadra, davvero complimenti a Peralta. Continuiamo a parlare di sport, dando una giusta sottolineatura all'impresa dell'atleta paralimpico ternano Fabrizio Pagani, che ha preso parte ai campionati italiani di apnea indoor e nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro, due record mondiali. Elena Ballerani. Doppia impresa per Fabrizio Pagani. L'atleta paralimpico ternano ha stabilito i record mondiali CMAS, la Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee, di apnea dinamica senza attrezzi e di apnea dinamica con pinne in vasca da 25 metri per diversamente abili. Successo ai campionati italiani di apnea indoor e nuoto pinnato di FIR presso il villaggio sportivo Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. Pagani, in forza alla SD Zero Limite, ha prima realizzato il record mondiale di apnea dinamica senza attrezzi, percorrendo la distanza di 72,80 m in 2 minuti e 1 secondo. Poi, nel primissimo pomeriggio, grazie alla distanza di 125 metri percorsa in 2 minuti e 16, ha realizzato anche il record mondiale di apnea dinamica con pinne. Per Pagani si tratta dei primi record mondiali realizzati in carriera, dopo essersi messo già ampiamente in mostra lo scorso anno, sia nella specialità della statica, di cui detiene la miglior prestazione mondiale con l'incredibile tempo di 6 minuti e 1, sia dell'assetto costante con le pinne. Sicuramente, ha commentato l'atleta paralimpico ternano, dopo il doppio successo si è scritta una nuova pagina sportiva nella storia dell'apnea subacquea e della disabilità, in una disciplina che, dice, stiamo cercando di promuovere e di lanciare. Dopo ben due rinvii dovuti al Covid, finalmente siamo riusciti a disputare questi campionati e il doppio record è la cosiddetta ciliegina sulla torta. Mi piacerebbe migliorare questi due record e riportare a casa un titolo anche nell'outdoor, il cui campionato si tiene in mare invece che in piscina. Grazie per averci seguito. Il telegiornale dell'Umbria torna questa sera alle 19. Vi aspettiamo. Buon pomeriggio con i nostri programmi.